Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Madagascar il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Marty al salvataggio. Oggi invece, lo scontro finale, la battaglia finale. La battaglia finale. Ricordo di aver detto questa stessa frase in un altro video. La battaglia finale. Non riesco a credere di aver morso Marty. Non capisco cosa mi è successo. Eccolo qua, il re dei fossa. Oh, non è una bella zona. Ma come? Avanti, ragazzi, non possiamo andare d'accordo. Ah no, forse è un fossa grande, non è il re lui. Sono in netta inferiorità numerica. Ehi, lì sotto, pinguini. Compare, questo è uno sgancio di rifornimento. Prendi le carte abilità per aumentare la tua potenza di fuoco. Va bene, prendo subito. E com'è che sono già 30 monete? Com'è possibile? Nuova abilità, gli artigli! Buona fortuna, noi controlliamo il perimetro. Vai, pinguini! Ehi, che artigli! Bisogna fare attenzione allora! Minchia! Meno male che ti sei reso conto di averli. Ehi, fossa, qual è il problema? Vieni qua! Merda! Tutto vanno troppo in avanti! Gli artigli vanno in avanti. Forza, occhio quando li usi. Occhio quando li usi, Alex, perché qua finisce che finisci nel fossato per colpa dell'attacco. Prendi tutto. Dai. Stupido gattaccio di nome Kronk. Merda, e di nuovo. Madre. Colpo supremo. E adesso ti meno io. Quella. Cambiamo postazione, eh? No, uno scontro a distanza, no. Trappola, mi tocca affrontare il capo dei fossa. Cosa se ne fa di tutti quei durian? Non credo che se li mangi. Ci rimangia. Hanno un sapore disgustoso. Sanno di gas. Ok, e io come lo colpisco a questo? Così non va. Ah, ho capito. Merda. Prendi questo, dannato fossa. Devo prendere i mango. Beh, che porta a casa, stronzo. Io intanto raccolgo soldi e mango. Prendi questo, dannato fossa. Merda, Alex però, eh. Oh, finché abbiamo mango, incassa questo. C'è speranza, eh. Dobbiamo fare attenzione. Odio i durian. Ecco fatto. Altra fase. Secondo me adesso combattiamo mano a mano. Ad artiglio. Sì, mi sa tanto di sì. Fantastico, non ho via di uscita. No, devi combattere, Alex. Artigli, non traditemi. È l'ora di diventare il leone che sei. Beh, almeno siamo arrivati alle 100 monete, dai. Sono io il re qui. E niente, sei il re però. Cadi di sotto. Ti è piaciuto? Ne vuoi ancora? Ah, va a fasi lui. Dobbiamo. E niente. Finché c'ha le fiamme dietro non possiamo colpirlo. Sono io il re qui. Dai, forza. Ti aspetto, capo dei fossa. Ti è piaciuto, ne vuoi ancora? Aiuto.
Aia, e quello era un finto attacco, eh. Sono io il re qui. Ti sfondo. Sembra che sono io il cattivo in questo momento, però, eh. Aspetta, aspetta. Ecco fatto. Posso buttarlo di sotto? Merda. Dai, forza. Ti aspetto, eh. Non sei l'unico che va a fuoco. Guarda le mie zampe. Aia, che dolore. Dai, forza, forza. Sono io il re qui. Ma che palle. Forza, dai. Smetti di andare a fuoco. Il super frutto. Il super peperoncino, più che super frutto. Non sei l'unico che può mangiare le cose, eh. L'ho buttato di sotto. Ma dai, l'avevo buttato di sotto. Quella per me contava come vittoria, eh. Averlo buttato di sotto per me è una vittoria. Ancora? Proprio l'ultimo attacco totale? Visto che sei a un cicchetto di vita? In faccia, dritto così. Esatto, il re sono ancora io. Prendi questo, dannato fossa. Oh no, la caverna sta per crollare. Ah no, è Marty. Alex, sto arrivando! Com'è possibile? Ah, così imparerai a infastidire le zebre. Marty, che cosa ci fai qui? Sono qui per salvarti, non si vede? Proprio. Sì, ottimo lavoro, sono felicissimo di vederti. Senti, consiglio di legare questo bel tomo e di affidarlo ai pinguini. Penseranno loro a tenerlo fuori dai guai. Ma lasciarlo qui invece? O ucciderlo? Ma perché c'è un topo che arriva a caso? Giganti, non vi difenderemo mai, perciò chi credo... Ah no, è la nave, ok? Pensavo che si fosse smerdato... Dimenticheremo. È quello che ho detto. Tutti che ballano. Mi sono davvero affezionata a voi piccoletti. Anch'io. Il mio sistema immunitario sta iniziando ad assuefarsi a tutti i batteri indigeni annidati nelle pellicce. Oh... Ora che è sconfitto il capo dei fossa, possiamo saccheggiare tutto ciò che è commestibile nel loro territorio. Pure! Pertanto annuncio che la festa per celebrare i preparativi della festa che onorerà i nostri liberatori inizierà immediatamente dopo la... pre-pre-festa della... pre-pre-pre-festa! È un po' confuso tutto quello che hai detto, Julian. È bello essere di nuovo insieme. Giganti, i vostri amici vi aspettano! Ehi là! Hai fatto un lavoro eccellente, soldato. Sì, grazie al vostro aiuto. Ma credevo che foste andati in Antartide. L'Antartide è un posto di merda. Non c'è altro che ghiaccio. Sì, ma la musica è troppo alta. Sembra che siamo arrivati giusto in tempo. È un piacere conoscere voi, Lemuri. Lemuri! Lemuris! Tutti sono contenti! Ho risolto tutto ancora una volta. Proprio. Naturalmente, vostra maestra. La musica era un filo troppo alta. Beh, signori, che dire. Abbiamo completato anche questo gioco. Sono cos'è quel razzo iperfigo? Sono stracontento di averlo portato e di averlo finito, perché questo gioco da bambino mi ha divertito non poco. Anzi, devo essere sincero, anche adesso ha avuto dei momenti che mi hanno fatto ridere tantissimo. Veramente, tipo la puntata scorsa con Mortino. Per esigenze di trama dobbiamo farlo. Mi ha fatto ridere tantissimo. Il gioco è fatto bene. È fatto veramente bene. Alcune monete sono anche difficili da trovare in alcuni punti. E lo ammetto, non avessimo avuto il magnete, probabilmente molte monete non le avrei trovate così facilmente. Il gioco non ha un picco di difficoltà altissimo, ma in alcuni punti devo ammettere che qualcosa di complicato c'era, tipo appunto il gioco della puntata scorsa con i frutti che non vedevi né dove erano i ragni né dove erano i durian, ma ci posso stare, visto che era comunque il penultimo livello, un po' di difficoltà extra per sti bambini ci sta.
Quindi con questo abbiamo completato tutto quanto il gioco. Tecnicamente ci sono i minigiochi che potrei mostrarvi, ma detto sinceramente sono cose extra. Se volete ve le faccio, se no per amor di trama le lasciamo anche lì, che tanto sono solo minigiochi. E questa è l'ultima volta che entreremo in questo negozio. E beh, direi che possiamo comprare gli ultimi abbigliamenti. Fantastico, amico mio. E poi salutarci. Di concreto abbiamo comprato tutto. Abbiamo veramente comprato tutto. Ci mancano solo questi due oggetti. Quindi ci mancano 14 più altre 20. Ci mancano altre 34 monete. E poi abbiamo completato tutto il gioco al 100%. Quindi signori, vi ringrazio tutti per aver seguito anche questa serie. Noi ci vediamo la prossima volta con una nuova serie. Vi ringrazio a tutti. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi ricordo che in descrizione trovate sempre il link per trovarmi sul sito Viola dal lunedì al venerdì, sempre alle 21. Signori, grazie a tutti e ci vediamo a una prossima serie. Ciao!